il rischio è che se dovesse davvero andare avanti ci troveremmo non soltanto con una pinetta recintata, perché diventerebbe ovviamente facoltà del concessionario recintarla per permettere ai giocatori, l'1% della popolazione, di praticare questo sport elitario, ma non ci troveremo neanche più pinetta, perché se si tagliano 18 ettari di pinetta, così come dichiarato nei loro documenti, 11 di pini e il resto tra gli altri tipi di alberi, eucaliptus, acace e via di seguito, non ci sarà più neanche la pinetta. A noi ci stringe il cuore vedere questi spazi senza più alberi. Figurarsi quanto ci stringerà il cuore e ci dispiacerà quando verranno tagliati questi 5.000-6.000 pini che non ricresceranno proprio più, perché li estirpano dalle radici, perché i 6 chilometri di percorso golfistico devono essere assolutamente privi di ostacoli. Quindi con la raccolta firme che obiettivo intendete? Proprio di bloccare alla valutazione di impatto ambientale questo progetto, soprattutto relativo al golf. Noi vogliamo che una pinetta di questa dimensione e così vicina al nostro territorio possa essere utilizzata da quel 99% di popolazione che non pratica il golf, perché non se lo può permettere, e anche perché il golf, diciamo che è uno sport che non si, in qualche modo non c'è una possibilità di identificazione tra noi, è uno sport che suppongo sia nato in posti dove piove, dove ci sono molti spazi verdi e così via.